Entrare nel Guinness dei primati non è cosa da nulla, specie in una nicchia quale quella degli spettacoli pirotecnici diffusi ovunque. Il litorale di Cavallino Tre Porti fa da quasi 20 anni, ma con la caratteristica sviluppata recentemente di organizzare il suo Beach on Fire lungo tutti i 12 km di lunghezza del litorale di competenza. Un'emozione condivisa da Cavallino a Punta Sabbioni, passando per Cadivalle, Caballarin, Cavio e Cassavio. 20 minuti di durata con le alte fiammate di fuochi in cielo e di contrasto le migliaia di luci dei telefonini della pattiglia a riprendere lo spettacolo. Botti importanti, però rispettosi dell'ambiente, quindi attenzione alle valutazioni ambientali, attenzione alla valutazione anche acustica e quindi da questo punto di vista assolutamente fiduciosi che è un evento che si può fare in un ambiente prezioso come la spiaggia. La 17ª edizione del Beach on Fire, dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia, è dunque tornata a far brillare in una pioggia di colori la spiaggia popolata. Si calcola in circa 200.000 spettatori. E migliaia erano anche i fuochi d'artificio lanciati in contemporanea dalle varie postazioni dislocate lungo tutta la spiaggia e comandati centralmente in modo sincronizzato. Per i turisti dei campeggi in particolare è l'appuntamento clou della stagione, richiamando un gran numero di prenotazioni apposite per il periodo in cui viene organizzato, una tradizione che è potuta riprendere dopo 2 anni di pandemia. Secondo noi sì, assolutamente, non solo perché lo vogliamo noi, ma perché, ripeto, è voluto anche proprio tanto dai nostri ospiti. Ormai fa parte della tradizione nostra, fa parte di Cavallino Tre Porti, è un abbraccio che vogliamo dare, come dicevo prima, a tutti quanti e io credo che senz'altro lo ripeteremo, lo rifaremo, anzi cercheremo di migliorarlo ancora.